In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Mi sento così piccola. La strada da compiere è così ardua. Spesso mi sento sopraffatta dal dolore. E mi ripeto: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. A me interessa solo stare al gioco di Dio. La voce recitante ci consegna le parole di Chiara Luce Padano nel momento in cui accetta la diagnosi terribile della sua malattia. Osteosarcoma di quarto grado, un tumore raro e implacabile. Più avanti continuerà dicendo: Un altro mondo mi attende, mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Mi piaceva tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha dato le ali. Chiara, giovanissima, non ancora maggiorenne, accoglie la sua croce. Proprio come dice oggi Gesù nel Vangelo. Agli occhi umani ogni croce appare un ostacolo alla realizzazione della nostra vita. In realtà, nel mistero insondabile di Dio, la croce è strumento privilegiato per scardinare il nostro egoismo e spingerci a morire a noi stessi per entrare nella vita vera. Infatti la vita a cui ci attacchiamo in modo ossessivo non corrisponde alla vita vera di cui parla Gesù. Solo chi perde la prima conosce e guadagna la seconda. Ma per capire meglio questi ragionamenti concludo con questa stupenda preghiera di Kierkegaard, un pallavolista rimasto paralizzato nel 1976 a seguito di un incidente durante un allenamento. Questa preghiera è stata letta da lui in persona di fronte al Papa durante il Giubileo dei Malati a Roma. Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno, e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sì, lodato. Oh mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho.